Grazie, grazie, un grande ingolfamento sul palco. Dobbiamo ancora delle cose da dirci. Io porto a questa piazza il saluto di Cecilia Strada e del programma Italia di Emergency. E poi mi permetto una cosa privata, non so, a me succede sempre, io ho un sentimento di gratitudine verso Dio o l'evoluzione della specie per aver creato Lella Costa, a seconda di come uno la vede. Qui è più evoluzione della specie Lella Costa. Che dire? Allora, l'altro. Questo. Che dire? Intanto grazie di essere qui. Mi hanno chiesto spesso in questi giorni, ma come mai, perché vai alla manifestazione del 3 ottobre per la laicità? E io ho detto, ma scusate, ma la domanda non dovrebbe essere, come mai c'è qualcuno che non ci va? Mi sembra che credo che quelli che dovrebbero giustificare la loro assenza, non tanto e non soltanto oggi in questa piazza, ma in generale rispetto a queste battaglie, sono davvero tutti gli altri. Perché se si fa quel piccolo sforzo che ogni tanto, in quanto esseri evoluti, l'ha appena detto uno dei cromosoma Y che preferisco nella mia vita, vale a dire Massimo Cirri, come forse sapete, il cromosoma Y non ha i giorni contati, ma i secoli, i millenni sì. Nel senso che non lo dico io, lo dice la scienza, la biologia, la genetica, il cromosoma Y da quando è comparso per la prima volta nella specie sta perdendo i pezzi. Quindi se il trend è quello, intorno ci vorrà tempo, ragazze, non sorridete troppo, non è così imminente la cosa, ci vorrà il suo bel tempo, ma a un certo punto, intorno al 200.009, ciao, arrivederci, che uno dice un sacco di tempo, ma i millenni notoriamente volano, quindi prepariamoci. Però alcuni cromosomi Y mi sono particolarmente cari, tutti voi che siete qui nella piazza oggi, sicuramente Massimo Cirri, sicuramente tutti quelli, ma è stronco l'applauso di genere. Il cromosoma X continua a starmi un po' più a cuore, perché penso che, peraltro supportate dalla scienza, ragazzi, gli stessi che dicono che quello lì perde i pezzi, ci dicono che il nostro cromosoma, quello X, se per caso si guasta, è capace di ripararsi da solo. Ora, se ha senso parlare di sesso forte e sesso debole, ditemi voi qual è quello forte e quello debole. Ma comunque, non è di questo che siamo qui a parlare oggi, ma in realtà anche un po' sì. Perché se parliamo di diritti, se parliamo di tutele, se parliamo di dignità, credo che noi donne, le donne abbiano sempre, come dire, siamo perennemente in credito. Credo che la mole di lavoro, di responsabilità, di umiliazioni e di assenze, di atti mancati che abbiamo patito negli anni anche molto recenti, insomma, faccia molto fatica a essere compensata. E però ancora una volta mi sembra, vedo dalla massiccia presenza femminile oggi, che non è che ci tiriamo indietro. Allora, ribadisco. Non capisco come battaglie come queste, che riguardano il cuore e la vita di tutti, assolutamente di tutti, perché la vita è sicuramente bene comune, la fine della vita è un passaggio comune rispetto al quale facciamo un po' fatica a prendere le misure, perché è qualcosa che ci angoscia, è qualcosa che ci rende fragili e deboli, ma è qualcosa che ci riguarda assolutamente tutti, come già sapeva Totò, che non a caso ha scritto e recitato una delle più belle poesie della storia della letteratura italiana, che è Alivella. Ci tocca a tutti. E allora perché non siamo così coraggiosi e così degni di questo aggettivo umano che ci portiamo appresso forse immeritatamente da molto tempo? Perché non abbiamo il coraggio e l'umiltà di ragionarci insieme? È difficile, sicuramente, è qualcosa di nuovo ed è difficile. Normare, dare un corpo, una forma anche giuridica a tutto quello che è nuovo e difficile, che attraversa appunto il cuore e la vita delle persone, è qualcosa di complesso. Una volta la politica era lì a fare questo. Io non lo so quando è che ha smesso, io dovevo essere molto piccola perché non mi ricordo degli esempi così clamorosi, ma adesso davvero mi sembra intollerabile, mi sembra vergognoso, mi sembra ignobile. Scusatemi, non voglio buttarla in polemicuzze di attualità, da un po' di tempo mi sembra più importante occuparsi di contemporaneità, che dura un po' di più, che non di attualità, che dura poco. Però io, che ogni tanto do un'occhiata alle notizie, vedo che da mesi si sono lì a litigarsi e a scannarsi, ma siamo sicuri che una delle priorità del nostro paese fosse l'abolizione del Senato? Lo domando, non è una domanda retorica, non sarebbe una priorità assai più importante, assai più prioritaria
appunto finalmente lavorare per noi e con noi e venirne a capo delle norme che riguardino le unioni civili, i matrimoni tra persone omosessuali, il fine della vita, l'effettiva, per piacere, l'effettiva applicazione della legge 194, che è la legge che sancisce, scusatemi, il più doloroso dei diritti, dei quali noi e noi per prime, forse noi soltanto faremmo tanto volentieri a meno, ma possibile che sia così difficile dirselo e che sia così difficile capirsi su questo? Com'è possibile pretendere di avere il copyright su una parola bellissima? Il nostro paese è specializzato in maiuscole. Ci sono alcune parole che vengono scritte e addirittura pronunciate in maiuscole. Una di queste è famiglia. La famiglia è maiuscola, i bambini, i nascituri sono maiuscoli, poi dei bambini nella vita e nelle famiglie reali, concrete, non gli frega niente a nessuno, ma pazienza. Allora io, quando ogni tanto anche nella televisione, quella difficile, tipo Rai 2 nel pomeriggio, incontravo qualcuno che diceva qualche prete, non come quelli che sono passati qua oggi, insomma, che diceva ma la famiglia, io cito Walt Disney, che non sarà proprio comunista, un libertario accanito. In uno dei film di Walt Disney che ho visto di più, perché ha beccato qualcuna delle mie figlie nell'età in cui si vedevano molti cartoni, è Lilo e Stitch, il cui protagonista è una famiglia anomala, perché sono due sorelle che vivono insieme faticosamente. A un certo punto gli sbarca nella vita letteralmente un esserino abominevole, cattivo come l'aglio, che si chiama Stitch, un extraterrestre, ma veramente una lurida carogna infame, opportunista, ladro, violento, le ha tutte, perché probabilmente, lo scopriamo poi verso la fine, sempre di un film americano si tratta, ha avuto dei traumi infantili, non è stato abbastanza amato, non gli hanno messo l'apparecchio per i denti, non lo so. Fatto sta che Stitch è oggettivamente una carogna e rende la vita molto difficile, soprattutto alla piccola di queste due sorelle, che quella più grande cerca disperatamente di mantenere la potestà su questo nucleo, che è comunque un nucleo affettivo forte. E però, nella scia del Piccolo Principe, che non so se gli sceneggiatori di Walt Disney hanno presente, ma forse sì, quello che riesce a fare questa bambina hawaiana è creare un legame con l'orribile Stitch, il mostruoso Stitch, il perfido Stitch, che si affeziona, addomestica, mi disse la volpe. Cosa vuol dire addomesticare? È una cosa molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Bene, i suoi complanetari, insomma, a un certo punto vengono a riprenderselo, perché lui doveva fare una missione che fallisce, e quindi lui è costretto ad andarsene, a lasciare queste persone alle quali si è affezionato, e con grande dignità dice una cosa che mi commuove molto, perché è una metafora di quello che ci succede a un certo punto della vita. Chiede: si può salutare? Abbiamo tutti noi a un certo punto il diritto di decidere noi quando è il momento di salutare? E poi dice: nella mia insomma, dice una parola che io non so dire bene, mia figlia sì, che suona come Oana. Oana significa famiglia. Famiglia significa che mai nessuno viene abbandonato o dimenticato. Voilà. È facile, è molto molto facile. Non credo che nessuno si senta, appunto, nessuno si senta offeso, direbbe De Gregori, nessuno si senta escluso. Siamo noi, siamo delle persone, non sempre bellissime, ce la mettiamo tutta. Credo che potremmo e dovremmo farcela, e credo che avere presente questo, questa attenzione, questa cura del futuro, una cosa molto bella che Massimo Ciri ha scritto per un mio spettacolo, noi abbiamo lavorato insieme, lavoriamo insieme da molto tempo, a proposito del futuro e della nostalgia, è che noi del futuro abbiamo nostalgia, che non vuol dire essere nostalgici, vuol dire desiderare ardentemente quello che verrà, quello che sarà. Bisogna lavorarci, non è che viene da solo. E vi lascerei con una delle citazioni più, di quelle che mi emozionano di più, perché siamo tutti un pochino orfani e nipotini di Italo Calvino, credo, spero, in questo nostro paese, in una delle cose più belle che lui ha scritto, che è Le città invisibili. È un lungo dialogo immaginario meraviglioso tra Marco Polo, il viaggiatore, e il Kublai Khan, e a un certo punto si ipotizzano nell'Atlante del futuro le città infernali, una mappa spaventosa di luoghi tremendi che forse arriveranno, che si affacciano all'orizzonte. Ma l'ultima parola ce l'ha Marco, che dice: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che creiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno, diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso e richiede attenzione e apprendimento continui. Trovare e saper riconoscere tutto ciò che dentro l'inferno non è
inferno e farlo durare e dargli spazio. Grazie. Una persona bellissima, Lella Costa.